E così avreste voglia di levare le tende da qui, eh? Sentite un po'. Vi farò uscire a condizione che vi prendiate cura del mio boss. Fatto. Ma quello è il ciondolo di Dain! Oh, grazie al cielo! Oh, sapete, per quanto sembri strano, me lo sentivo che se qualcuno poteva aiutarlo a fare pace con il suo passato, eravate voi, ragazzi. Ah no, è morto. Dain è morto! Non intendevo questo! Prendetevi cura di lui! Oddio! Quando si spargerà la voce ci sarà un vuoto di potere! Gran bella sfiga. Ehi, la sai l'ultima? Dain è morto! Festeggiamo con una sommossa! Si balla! Oh no, si stanno già dando da fare! Ah, beh, adesso non potete andarvene! Dovete rimanere qui a proteggermi! Oh, ma certo, Mr. Coates. Non vorremmo mai che accadesse qualcosa di male al suo completo. È un autentico peppino? La consistenza del tessuto è inconfondibile. Così delicato, così fragile. Ok, potete andarvene. Ma perché loro ve lo permettano, dovrete partecipare alla più impegnativa, la più sfiancante, la più brutale competizione nota al genere umano! Vai, Cloud! Qualcuno fermi questo delirio! Ehi là, bello, hai fatto davvero una corsa coi fiocchi. Io sono Esther, d'ora in poi ti farò da manager. Oh, ma io non voglio. Stai con me, bello, e vedrai che ti farò diventare una star. Pensaci, il tuo nome sarà ovunque: Cloud sulle magliette, Cloud sulle insegne, Cloud nel cielo. Che poi fa ridere, te l'ha mai detto nessuno che il tuo nome significa nuvola? E se questo non ti alletta, hai già ricevuto una lettera da un fan. Caro ragazzo, ecco, già partiamo malissimo. Se hai ricevuto questa lettera, vuol dire che hai vinto la nostra prestigiosa corsa dei Chocobo. A mo' di congratulazioni, ti concedo il pieno perdono e offro a tutti voi la libertà. Ti prego di accettare in omaggio questa bottiglia della celeberrima salsa dorata del Gold Saucer, con la speranza di rivederti, Dio. E basta? Dopo tutto quello che ci ha fatto passare, se ne esce con della salsa! Se pensa di poterci corrompere con degli insulsi gingilli! PS, inoltre ti regalo le chiavi del mio mezzo di trasporto personale. Ebbene, ha assolutamente ragione! Come with me for fun in my buggy, but you'll never ever get away, bam bam! Never ever get away, bam bam, dune buggy! Cloud, canti quella canzone da 3 ore di fila! Te la dai una cazzo di calmata? No, niente da fare, tifuccia! Sono partito per la tangente! Questa buggy ha davvero di tutto! Dolby Surround, videogiochi, un minifrigo! E ho anche trovato una credenza piena di caramelle! È l'armadietto dei farmaci e quelle sono pasticche. Ecco spiegato perché non mi sento alla faccia. Me la prenderò a pugni. Beh, mi fa molto piacere che vi stiate divertendo. Avrei solo una piccola domanda. Che cazzo è sto qua? Oh, e Kate, zit, tranquilla, è a posto. Ah, con me potete dormire fra due guanzali. Io vorrei dormire sottoterra. Ti tengo d'occhio, gatto. Allora, non c'era nient'altro in quella lettera? Magari a proposito di Sephiroth? Tifa, credo che me ne sarei accorto se ci fosse stato scritto qualcosa a proposito di Controlla dietro. PPS, ho parlato con quel ragazzo col mantello nero. Mi ha detto che si dirigeva al paese di Gagum? Dai, dammi qua. Il paese di Gongaga. Cloud, possiamo andare a dare un'occhiata? Agli ordini, signorinella. Tifa, vieni anche tu. Cosa? Non può andarci, Barrett. No, niente da fare, Tifa. Io e Red ci prendiamo un po' di meritatissimo relax nella vasca idromassaggio. Io intaserò lo scarico con tutto il mio pelo. Io pure, Red. Io pure. Ancora non mi sento la faccia. Aspetta. Ora la sento. Ok. Tu che fai, Kate? Vieni con noi? Ah, scusa, stavi dicendo qualcosa? A chi stavi telefonando? No, era uno che voleva un conforto di cartomanzia telefonica. Più che lecito. Brutte notizie, ragazzi! Gli abitanti non sono più riusciti a procurarsi della panna dopo che esplose il reattore. Hanno solo latte di soia e sconforto. Io lo prendo nero con sconforto extra. Quindi passeranno di qui, Rino. Sì, tranquillo. Senti, Rude, da negro a negro, te lo devo chiedere. Perché ti sei preso una cotta? Tifa. Quella troia del c***o! I Turks? Ma che ci fanno qui?
evitiamo di farci notare. Oh merda, è Cloud! Vado ad aggiornare Zeng sulla situazione caffè. Oh, ehi, Rino! Vedo che hai ripreso a camminare. Oh, ciao, Cloud! Vedo che hai ripreso a non chiudere quella fogna e a non farti neanche un po' i cazzi tuoi. Non imparo mai. Beh, stai per imparare che quando affronti i Turks ti conviene essere pronto. Ehi, splendore! Guarda chi c'è! Oh, no! Accidenti, sbaglio o poco fa mi hai dato della troia del cazzo? Forse l'espressione che stavi cercando era rompicoglioni. Ah, non andrà come l'ultima volta, dolcezza. Adesso ho un'arma segreta. Rud, falla fuori. Ecco io. Rud? Cercare Sefiro. Cosa, Rud? No, che cavolo, ma che razza di amico sei, negro? Però, alla faccia dell'arma, Rino. È nuovo quel bastone? Sarebbe un peccato se qualcuno, sai... se lo ficcasse tutto su per il culo. Wow, vedo che non hai perso il senso dell'umorismo. Senti questa. I Turks ti osservano sempre. Ci osservano sempre? Bella battuta. Come facevano i Turks a sapere che saremmo passati di qui? Ragazze, credo che ci sia una spia in mezzo a noi. Hekatzit. Ma chi potrebbe essere? Hekatzit. Non saprei, Aerith. Può essere davvero chiunque. Tifa! Ah, ma vattene a fanculo, sei incredibile! Bene, squadra! Meno istigazioni e più investigazioni! Cominceremo da quel reattore di cui parlavano. Ma così non faremmo andare il signorino su tutte le furie! Facciamolo! Caspita, non avevo mai visto un reattore già esploso. Chissà che effetti avrà avuto l'energia Mako sulla fauna. Wow, un panzeratopo! Dovrei essere un action figure! Allora è questo che nascondevano. Ciarpame. Che scoperta titanica! Oh merda, è Scarlet! Furtività Soldier attivata! Bella lì! E poi gli ho tirato un pugno così forte che è caduto dai binari! È stato uno spasso! Quasi quanto vedere spiaccicati quei pezzenti del settore 7! Migliaia di vite stroncate in un colpo! Che ilarità! Questa materia è del tutto inutile. Come possiamo creare l'arma finale con della materia così microscopica e raggrinzita? Zeng, ordina ai tuoi uomini di trovarmi della materia densa, enorme e turgida. Ma ci è stato ordinato di inseguire Sephiroth. Oh, lo so. E pensa un po', me ne sbatto di cuore. Siamo intesi? Sì, signora. Ah, ah, ah. Sì, baronessa. Or dunque, prendiamo congedo al più presto, prima che gli abitanti superstiti vengano a mendicare qualcosa di ridicolo come speranze e sogni. Ah, ah, non ridere. Sembri un pinguino in fin di vita. Disattivare furtività Soldier! Piu! Arma finale. Per quale arma finale ci vuole la materia densa? Una spada? Un Keyblade? Un drago enorme con una seconda faccia sul pacco? No, no, che fesseria! Forse lo sapranno gli abitanti, meglio verificare se sta succedendo qualcosa di strano. Panzeratopo 2! La ripanzerizzazione! Comprate i miei articoli firmati! Ehi, ehi, come andiamo ragazzi? Non ci capita spesso che dei perfetti sconosciuti entrino in casa nostra. È bello avere ospiti inaspettati. Finora la permanenza a Gongaga è di vostro gusto? Come prima cosa abbiamo visto una donna che piangeva in cimitero, quindi faccia un po' lei. Harold, non sapevo che i cereali del panzeratopo contenessero tanto piombo. Per una colazione equilibrata. Sì, sta sempre a piangere su quella tomba. No, secondo me bara. Arguta, vedete, a volte non resta altro che ridere. Sì, anch'io nasconderei la depressione dietro al sarcasmo se abitassi all'ombra di un reattore scassato. Oh, quel vecchio affare! Ah, già, è esploso 4 anni fa. Meno male che ha ucciso solo la metà di noi. Almeno nostro figlio è sopravvissuto. Ha lasciato il paese per arruolarsi nei Soldier quasi 10 anni fa. Vostro figlio era un Soldier? Dice davvero? E chi era? Magari lo conosco. Ecco, è identico a te, ma con capelli migliori. Impossibile. Si chiama Zack. Oh, cazzo. No, mai sentito. Ne sei sicuro? L'ultima volta che ci ha scritto è stato 6 anni fa. Diceva di essersi trovato una ragazza con, come ha detto, una tubida urlo. Ma che cosa dolce! Sentite, vi vedo piuttosto abituati alla peggiore delle ipotesi, per cui cercherò di comunicarvelo nel più garbato dei modi. Vostro figlio Zack è morto e non tornerà mai. Ma che l'hai preso? Cloud, sei un coglione. Allora!
Allora, il vostro Zack aveva anche lui una spada potente? Levati subito dal Cloud, quello che hai detto di Zack era davvero meschino e inappropriato. Sì, forse lì davanti ai suoi genitori non era il caso di menzionare la morte di merda che avrà fatto quello sfigato. Tu non c'eri, Cloud, quando è morto. Perciò non sai com'è andata. Ad ogni modo, penso tu debba scusarti con Aerith. Cosa? Perché mi dovrei scusare con Aerith? Zack era il mio ragazzo. Oh. Tutto perdonato, giusto? Quindi, come lo vedete il fatto che la Shinra sta cercando della materia densa per creare l'arma finale? Insomma, perché dovrebbero farlo? Che avranno in mente? Sarà anche una risposta azzardata, Cloud. Ma direi perché sono malvagi. Se quelli della Shinra tramano qualcosa, allora tocca a noi fermarli. Ho detto a Dain che avrei protetto il pianeta. L'ho promesso come compagno, come guerriero e anche come padre. Ma migliorissimo amico, i padri non mantengono mai le promesse. No, un momento, che cosa? Voglio dire solo questo, certe volte i padri mentono continuamente. Red, ma questa da dove ti è uscita? Hai qualche problema con tuo padre? Ops, ecco che ci risiamo. A volte mi capita di tornare ai miei istinti violenti se penso a mio papà. Ops, mi è scappata la parola con la P. Ti va di fare quattro chiacchiere? Migliorissimo amico, ho problemi e sentimenti. E come quelle frittelle che mi sono mangiate al Gold Saucer resteranno sepolti dentro di me per tutta l'eternità. E non ho la minima intenzione di farci con te. Bene, la buggy è morta. Hai controllato il carburatore? No, è morta stecchita e non tornerà mai. Oh santo cielo, quindi siamo dispersi nel bel mezzo di questo canyon deserto senza alcuna traccia di civilizzazione. Oh, guardate, un telescopio. Ehi, questo posto lo conosco. Un secondo, ma quello? Già, benvenuti a Cosmo Canyon, la mia patria. Qualcuno sa dove posso procurarmi delle erbe, Giacomo? Ce le ho io. Bella, zio.